I super pigiamini lasciano il quartier generale? Ma dov'è quel piccoletto verde? Pizza per i super pigiamini! Cosa? Ciao, Jaco! Bel tentativo, Falenova! Mi dispiace molto, ma tu non puoi entrare! Falenova vuole solo giocare! Magari un'altra volta! Va bene! Tieni, prendi la pizza! Formaggio e pomodoro con doppie falene! Ehi! Wow! Jaco, perché quei colpi? Oh! Sto solo sistemando un problema alla porta! È tutto a posto! Attenzione, ci stiamo avvicinando a Lunetta! Allora, Lunetta, che cosa succede? Che intendi dire? Non succede niente. E perché ci è arrivato questo? Non saprei. A meno che... Falenova! Falenova? È una trappola pennuta per attirarvi fuori dal vostro quartier generale. Aspettate, vi mostro il fischietto lunare. Scusa, non possiamo restare. Ah, sì? Ehi! Bene, dov'ero rimasta? Falenova, fammi entrare! Muscoli da Super Jaco! Su, coraggio! Applaudite! Eh? Ci dovresti prima sbloccare! Hai perso per un pelo, Kevin! Oh, ragazzi! Siete uno spasso! Ehi, ragazzi! Guardate qua! Yip yip ao! Yip yip ao! Wow! Facciamolo anche noi! Yip yip ao! Chi osa disturbare la pace e la quiete della mia montagna? Yip yip ao! Serpenti sibilanti, va tutto bene? Sì, ti ringrazio, ma i pelosetti non combinano niente di buono. Provocano guai come sempre. Non volevamo fare niente di male, è stato un incidente. E smettila di puntarci quell'affare addosso o ululeremo sul serio. Su, ragazzi, basta, sono sicuro che si è trattato solo di un malinteso. Yip yip, au! Guizzanti, che sta succedendo? Ho trasformato dei lupi ribelli in leali cani da guardia della montagna per una notte. Accuccio! Yip, yip, yip! Non sapevo che il tuo flauto facesse questo. Ci sono brani per il controllo in questo libro. Funzionano solo sugli animali, ma è quello che sono i lupetti. Non è una cosa molto carina, N.U. Loro non sono stati carini ululando contro di me. O contro te. Un momento, quindi c'era una scimmia magica? Così dispettosa che uno stregone la trasformò in una statuetta? Sì, ma il ninja della notte ha armeggiato con quella statuetta e ora chissà dov'è. Noi ti aiuteremo a ritrovarla. Grazie. L'udito gatto e la vista gufetta saranno utili. Jaco, puoi aspettare qui nel caso tornasse? Certo, so gestire qualsiasi scimmia. Sta attento, è un maschio di scimmia dispettoso. Puoi toccare la statua, ma non toccarla sulla testa per 3 volte o riprenderà vita. Non toccarla sulla testa per 3 volte, tutto chiaro. Insomma, sto fermo qui e aspetto. Missione molto noiosa, direi. Però... Che cos'era? Huh?
Ah, mi sembri molto triste. E non sei altro che una povera scimmietta. Forse un po' selvaggia, ma sono sicuro che saprò addestrarti. Un momento, non avrei dovuto toccarti la testa. Ma è stato solo una volta. Ecco, così va meglio. Ops, non dovevo farlo. Però è solo la seconda volta. Oh no, questa è la terza volta. Ah! Oh, che cosa ho fatto? Che disgrazia. Oh, che tenerezza. Temo che Anyu non apprezzerà per niente questa cosa. Ma voglio addestrarti, poi sarà contenta. Non sei così dispettoso. Dai, fai come me. Salto mortale! Seguitemi, tutti quanti! Vi farò vedere la mia nuova macchina spaziale segretissima! Oh. Ecco qui la mia formidabile cattura asteroidi! E indovinate un po'? Ce n'è uno veramente speciale che in questo momento sta volando sopra di noi! Oh, Vilo! L'asteroide rotante più veloce dello spazio! Quello che faremo è andare nello spazio, puntare la mia macchina sull'asteroide, così sarà mio! Tutto mio! La macchina è una cattura asteroidi! Romeo la farà volare nello spazio e ruberà un asteroide! Bel lavoro! Sapevo che ci saresti riuscito! Sta andando via! Presto! Vento da super gufetta! Non riuscirò a trattenerlo a lungo! Newton, puoi volare fino all'asteroide e tenerlo al sicuro da Romeo! Chi? Io? Sì, credo di sì, ma se... Sbrigati, non abbiamo molto tempo! Eccoti qua, Vilo! Ora ti porterò al sicuro! Wow! Ruota troppo velocemente! Potere stellare! Proprio come avevo previsto. Ora attiviamo! Non di nuovo! Oggetti preziosi! Mio! 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 Il prossimo è il museo! Ah, ok, Newton Star! Questo tipo fa sul serio! Concentrati! Usa gli astropoteri! Sono io, Newton! Chiamo i Super Pigiamini! Il giovane faraone è sulla luna! Ehi, che sta succedendo? L'ora del teleporto! Ciao, ciao, Super Pigiamini! Sono io, Newton, dalla luna! Il giovane faraone è sulla luna! Lui è lì! Wow! Presto, andiamo dentro! Via, via, via! Avrà usato un incantesimo! Cercate qualcosa che sia magico! C'è strana roba antica ovunque! Come facciamo esattamente a trovare qualcosa di magico? Forse controllando quell'oggetto luminoso laggiù! No, Lunetta, fermati! A Falinova piacciono i disegni dei gattini! Chi è questo tizio? E cosa vuole fare nella mia fortezza? Ragazzi... Dov'è finita la sfinge? Niente paura, c'è più di un incantesimo sulla pergamena. Dobbiamo solo decifrare i geroglifici. Forza, ragazzi! È il momento dell'eroe! Sì! Mettiamo le tute! Jacko, ci servirà la tua super forza, molta forza! Jacko, siamo in posizione! Pronti anche noi! Hai il controincantesimo? Tranquillo! Ho capito come fare. I geroglifici sono forti. Falinava teleporta l'uccellino e il gattino adesso.
facendo stavolta qui con Bina Guai? Picchiano? Rubano? Cantano? Andiamo a controllare! Guardate! Altro pubblico! Non riescono più a fare a meno di noi! 2, 3, 4! Pelosi, spaventosi, bravissimi a ringhiare! Attenti al nostro... Ah! Wow! Presto, tutti fuori! Jaco! Muscoli da Super Jaco! Adesso viene il difficile, farli smettere di cantare! Attenti al nostro... ma che stanno facendo? Credo che si aspettino un applauso da noi. E delle grida. E che scriviate lettere su quanto sono splendidi i miei capelli. Voi volete essere una band? È fantastico, ma ci vuole pratica. Molta pratica. È quello che ho detto io. Ricordate? La pratica non serve. Non ci hanno ascoltato bene. Proviamo di nuovo. 2, 3, 4! Attenti al nostro... Super scudo di piume! Piume svolazzanti di gufetta abbattono ululato pelo... Incomprensione tra amici. L'ingrediente perfetto per preparare qualcosa di marcio. Mi serve solamente un ultimo dettaglio, un asteroide. Non sarà tanto facile, padrone. Ce ne occorre uno piccolo. Quello là. Forza, portamelo. Padrone, hai dimenticato il mio jetpack? Caspita, hai proprio ragione, robot. Sì, urrà per robot. Sì! È proprio minuscolo. Ho mangiato dei pompelmi che erano più grandi di lui. Non importa. Ho in mente dei grandi progetti per questo piccolo asteroide. Andiamo! Però, bella partita. Mi è venuta sete. Come te la passi? Stelletta è sparita! Sicuro che non sia fluttuata da qualche parte? Ho volato nello spazio profondo e ho setacciato anche la luna! È come se fosse stata portata via! Forse l'ha presa un cattivo! Scopriremo chi è stato! E la rimetteremo al suo posto! Super Pigiamini, pronti all'azione? Di notte salviamo la situazione! Prendere Amaya. Era impossibile evitarlo. Almeno è servito per una bella gita scolastica. Wow! Incredibile! Fantastico! Ne faremo di sicuro una bella lezione di astronomia. Oh! Oh oh! Magari un'altra volta. Allontaniamoci. Vieni, dai. Bisogna riportarlo nello spazio e spedirlo lontanissimo. Ma come? Hai qualche idea, Amaya? Qui c'erano tanti libri di astronomia. Che fine hanno fatto? Amaya? Chiediamo a Pigia Robot come risolvere la cosa, va bene? Sì, è un fenomeno in astronomia. Un momento. Dov'è andato? Chi? Quel ragazzo! Aveva una cosa in mano, luminosa. Una torcia? Un giocattolo? Può darsi. Concentriamoci, questa missione è già molto complicata. Sì. Super Pigiamini, pronti all'azione? Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta!
Greg diventa... Blacko! Sei! Connor diventa... Gatto Boy! Ninja Mask! Che cosa hai combinato lassù? Io? Tu continuavi a starmi tra i piedi! Falle 9 è tornata ad essere una falena! Questo è colpa tua! Nessuna colpa! È stato roba... Colpa mia! Meo! Avevo via libera, ma poi Testona si è intromessa! Mi stai dando della testona? Forse dovremmo entrare e berci una tazza di latte! Basta litigare, ci riprenderemo i cristalli! Inseguiamo Romeo impegnandoci tutti al massimo! Geco, controlla i canali! Io prendo la strada! Buffetta, il cielo è tuo! Se vuoi rimediare per aver perso i miei cristalli. Sei tu quella che dovrebbe rimediare alle cose. Ehi, ma dov'è finito? Eh? Dov'è andato? Non lo tenevi d'occhio, gufetta? Che c'è, Pigia Robot? Robot? Eh? Eh? Oh no! Ha preso il quartier generale! Una fabbrica volante resa invisibile e 3 super pigiamini completamente confusi! Procede tutto bene, padrone? Oh, io direi di sì! Tu no? Mi esercitavo. Non è ancora il momento! Avere il tuo veicolo, giusto? Ma certo! Pronti per l'immersione? Sì! Andiamo! La mia Gecomobile! Visto, l'abbiamo già trovata! Non puoi più nasconderti, Octobella! Wow, Geco! Vai piano! Intercettata! Non hai più scampo! No, non mi hai ancora bloccata, Girino! Beh, ti bloccherò con questo e... con questo! Oh, insomma... Torna subito qui! Avanti! Ci sarà uno strumento adatto! Ah! Delle tenaglie! Wow! Col potere della pietra di fossato è troppo veloce! Ciao ciao, Girino! Troverò una pietra di fossato molto più grande! Come? Ce ne sono di molto più grandi? Dove? Il radar neanche funziona su questo veicolo. Rientriamo, useremo quello del quartiere generale. Ehi, Jayden! Sono io, il tuo ammiratore! Beh, non è molto carino da sentire. Romeo! Fammi indovinare, vuoi conquistare il mondo? Diciamo soltanto che ho fatto dei bei progetti per il concerto. Ho mandato robot a mettere le maschere per il controllo mentale ad alcuni bambini che dormivano.
Poi ho costretto questi bambini a mettere le maschere ad altri bambini, che a loro volta l'hanno messa ad altri bambini, e loro... E così tu vuoi conquistare il mondo? I miei amici ti fermeranno! Certo, come no! Ed eccoli che arrivano! Dove eri finito? Dovevi aiutarci! Adesso vi unirete alla folla adorante! Aspetta! No! Che hai fatto ai miei amici? Li ho solo trasformati nei miei servi mascherati! Noi adoriamo Romeo! Noi adoriamo Romeo! Noi adoriamo Romeo! No! Che spettacolo, eh? E la parte migliore è stata allontanarti dai tuoi pigiamici grazie al mio trucchetto super diabolico in cui fingevo di essere Jaden in concerto. Adesso la parte finale del mio grande piano. E quella cos'è? Quella, mio povero felino, è un'antenna. Questo lo vedo. A che serve? Invierà il mio segnale di controllo alle maschere in tutto il mondo. Con questo telecomando potrò controllare tutti. Applausi, grazie. Urrà per i padroni! Applaudire! Prendetelo! Un solo micetto contro l'esercito di Romeo? Nessun problema! È il momento della parte finale del mio grande piano! Al lavoro, miei servi! Forza! Noi adoriamo Romeo! Una palla appiccicosa! Questa è colla normale, caduta durante educazione tecnica. Non ci sono molte tracce del passaggio dei mini ninja. Magari non sono stati loro. Forse ha ragione Geco. Guardate! Questa impronta non può che appartenere a... Armadillan! Guardate che cos'ho! Hai rubato il fumetto di Master Fang? Preso in prestito. Lo riporterò quando avrò scoperto il segreto della vera grandezza. Forse basta fare così. No, non credo proprio. Dai, lascia che... Dovrei essere io a scoprire il segreto di Master Frog e diventare così il primo fra tutti gli eroi. È Master Fang. Non otterrai la vera grandezza se non sai neanche come si chiama. Perché non rimettiamo quel fumetto a posto? No, cioè, sì, fra un attimo. Devo prima sapere il segreto. L'ho preso prima io. Te ne sei appropriato illegalmente! Senza la tessera! Un vero eroe fa le cose per bene! Scusate, ma secondo voi è questa la vera grandezza? Spero di no! Ma quale tessera? Qui di notte le regole non valgono! Non certo per un grande eroe come me! Fermo! È il segreto di Master Fang! Se della vera grandezza ti vuoi impossessare, al campo sportivo dovrai andare. Eh? Tutto qui? È un indizio! Tipo un indovinello! Molto facile, direi. Posso risolverlo addirittura io. Si va al campo sportivo! Sì, anche io la penso così. Porto via il fumetto! No, lascialo! Ehi, rallentate! Troveremo prima se collaboreremo! Si dia inizio ai giochi! Senza di voi tra i piedi, sarò libero di fare e disfare come si addice a un faraone! I tuoi bastoni avranno pure i nostri stessi poteri, ma è certo che saremo sempre noi i più forti! In fondo possiamo fare altre prove! I nostri poteri contro i nostri poteri! Non vedo l'ora! Sì, una bella prova! Torna subito qui! Vai, vai, vai! Ehi là, boomerang invisibile, dove sei? Wow! Oh!
appuntamento, ora facciamo sul serio! Super raggi felini! Ah ah! Preso! Rallenta! Mi stai seguendo! Non te la darò vinta! Vedrai! Alt! Torna qui! Ma dove sei? Ho capito! Super Gecko mimetismo! Ma non posso rendermi invisibile anche io! Come posso fare? Il coccodrillo ha avuto un piccolo assaggio della sua stessa medicina! Muscoli da Super Gecko! Ehi, Octobella! Devi farmi vedere come si usa questa! Guarda cosa hai fatto! Sei un moccioso verde! Ma hai iniziato tu! Se mi avessi permesso di farti qualche dispetto, sarebbe andato tutto bene! Jackie Guizzanti, questo è troppo! È il momento dell'eroe! Usare la pietra servirà a entrambi! Salverò i miei amici e libererò anche te! Non credo che lo farai! Come no? Sono un super pigiamino, faccio sempre la cosa giusta! È inevitabile! Perfino con te! Salvata da una lucertola! Immagino sia meglio che fluttuare nello spazio! Allora, devi tenerla così! Poi guarda la bolla che vuoi muovere! Concentrati! Senti il potere! Metti un dito sulla pietra! Spostalo dove vuoi che vada la bolla! Non sotto sopra! Scusa! Super presa rettile! Dai, facciamolo! Prendendo la mano.